Elena Zucchi, buongiorno. Buongiorno Livio, buongiorno a tutti e grazie davvero per l'invito, per questo bell'invito al Posto delle Parole. Benvenuta davvero qui nel nostro piccolo Posto delle Parole per raccontare questo romanzo che si intitola Le Scintille di Alma. Le Scintille di Alma è un romanzo pubblicato dalla casa editrice Arcadia. Arcadia è una casa editrice sarda e Elena Zucchi ne è l'autrice, laureata in lettere moderne, leggo, nei risvolti di copertina all'Università Cattolica di Milano, ha poi conseguito un dottorato di ricerca in psicologia all'Università di Genova, è iscritta all'Ordine degli Psicologi della Lombardia, specializzata in metodologie innovative, formazione manageriale, sviluppo di persone e organizzazioni. Ma qui c'è da fare veramente una enciclopedia Treccani, mettere in atto tutte queste cose, Elena Zucchi. Che cos'è la metodologia innovativa di formazione manageriale e sviluppo di persone e organizzazioni? In pratica lei gestisce delle aziende intere, detto in parole povere. No, un po' meno. Io lavoro in consulenza con un gruppo che si chiama Sestante, di cui sono partner, un network, partner e cofondatrice, e quello che proviamo a fare nel nostro lavoro è aiutare le persone a crescere, cioè a sviluppare il loro potenziale per dare il meglio di sé dentro al proprio ruolo, dentro al proprio lavoro, e attraverso questo aiutare quindi le organizzazioni di lavoro, le aziende a fare dei salti di qualità. Questo è un po' il cuore del nostro lavoro. E oggi le aziende in questo periodo di crisi che cosa chiedono a lei? Chiedono di aiutarci a sostenere le persone, a dare alle persone la vision, si dice in azienda, la speranza, la possibilità interna di poter, nonostante tutti gli ostacoli del momento, esterni ma anche interni, per il tempo in cui siamo e da cui veniamo, ecco, la speranza di poter dare il meglio di sé, accedere a tutte le proprie risorse e costruire dei futuri personali e professionali di valore, nonostante il mare agitato in cui tutti navighiamo, credo, ultimamente. Tutti quanti, anche la nostra protagonista Alma Boselli naviga in un mare molto agitato. Però vorrei ancora soffermarmi su una cosa, Elena Zucchi. Noi stiamo facendo questa conversazione seppur breve, inerente al suo libro, però lei ha scritto un saggio importante, Il colloquio e l'intervista, parlare con le persone nelle organizzazioni. Che differenza c'è parlare con le persone nell'organizzazione e per esempio parlare qui nel Posto delle Parole? Allora, diciamo che qui mi trovo dall'altra parte del tavolo ed è un'esperienza molto bella per me, di cui sono felice e curiosa, perché generalmente io rivesto il ruolo della intervistatrice o colloquiatrice. Credo che, quindi questo è un primo tema. I contenuti sono diversi naturalmente, anche se poi anche in azienda i colloqui sono tanti, di tanti tipi, e credo che il fine ci sia un filo rosso, ecco, un filo rosso comune, che sia quello di provare a instaurare una conversazione che possa essere bella, interessante, fluida, nella quale si riesca ad andare un po' alle cose che contano. E adesso, viene da vedere questo filo rosso. E adesso andiamo a scovare il filo rosso di Alma. Alma ha più o meno 34-35 anni, se ricordo bene. Sì? E Alma Boselli è una persona molto, potremmo dire, molto bella, ma bella in senso dantesco, una bella persona, no? Che non è solamente una bellezza di fisico, ma una bellezza interiore. E a proposito di bellezza, ci soffermiamo per qualche istante sull'immagine di copertina. Rappresenta questo sguardo veramente Elena Zucchi, la sua protagonista? Io credo di sì, Livio, perché è uno sguardo intenso, è uno sguardo magnetico, anche un po' enigmatico, e che ha molto a che fare con le caratteristiche personologiche di storia di vita di Alma Boselli,
che, come lei diceva, è una donna di 35 anni, è milanese, è di origini nobili, è una donna bella ma sofferta anche, perché è segnata da un passato drammatico e in parte oscuro, che è legato alla morte della sua mamma quando lei era bambina, e rispetto al quale nella famiglia di Alma c'è molta omertà, chi sa tace. E una delle linee narrative del romanzo, una delle linee guida, è proprio quella di andare a fare luce su questa verità nascosta. Eh sì, luce sulla verità nascosta, però ci si imbatte nei segreti, piccoli o grandi che siano, tutti ne abbiamo, tutte le famiglie hanno la cosiddetta polvere sotto il tappeto, no? Non se ne parla mai. Ma soprattutto poi, a forza di nascondere, incontriamo un'altra parola che rende difficile il quotidiano vivere di Alma Boselli, ma di chi le sta intorno, ovvero la parola ossessione, perché questa è una parola che entra nello sguardo di questa donna, no? Ritornando alle immagini di fotografia, perché questa immagine è molto plurale, nel senso può essere considerata un'immagine di un'estrema tranquillità, ma può essere considerata anche un'immagine che ha uno sguardo di paura, uno sguardo che aspetta un momento in cui la vita può essere veramente altro, diverso da quello che si s'aspetta, e quindi si entra nel campo dell'ossessione, e allora qui può stravolgere tutta quanta la storia di questa donna. Sì, Alma aspetta delle scintille, da qui anche il titolo. E l'ossessione è un'ossessione soprattutto amorosa verso quest'uomo che lei incontra nelle prime pagine del romanzo, Marzio Beltrami. È un uomo come lei sofferto. È un uomo fuori media. Sì, è un uomo fuori media, è un uomo segnato come Alma, è un uomo seduttivo, è un uomo che propone ad Alma un rapporto intermittente, fatto di presenze, di assenze, e proprio questa modalità, proprio queste assenze richiamano ad Alma l'assenza primaria, l'assenza della mamma, morta appunto quando lei era bambina, e quindi succede che il passato e il presente si fondono, Alma entra in crisi, il suo equilibrio psicologico traballa e si sviluppa proprio questa ossessione che citava lei, Livio. Eh sì, perché c'è anche l'ossessione dell'attesa magari di un messaggio su WhatsApp, no? Quando si compulsa il telefono e si guarda e queste notifiche che non arrivano, oppure arrivano portando messaggi completamente diversi. Alma la troviamo per esempio a un certo punto del romanzo, spero di non sbagliare, sdraiata sul letto, no? E in questa zona della casa dove lei ha messo il suo gusto, no? È tutto molto moderno, è tutto molto design, no? C'è niente meno che la egg chair di un certo Jacobsen, e quindi andiamo proprio nella modernità assoluta, nella ricerca molto raffinata di un gusto elaborato. Sì, accompagnato anche al gusto della nonna contessa, perché Alma ha queste origini nobili, c'è un castello infatti nel romanzo, un castello che ha di famiglia, messo in vendita nelle primissime pagine della storia, che Alma è costretta a rivisitare col papà e la zia per prendere visione degli oggetti d'arte, delle varie cose, quindi c'è questa alternanza di sicuramente un arredo, mobili, gusto moderno, anche un po', mi lasci dire, milanese, no? In qualche modo, accompagnato però con oggetti d'arte, con il castello e col fascino quindi anche di questo passato aristocratico e di altra natura. Milanese sì, perché a un certo punto del romanzo spunta anche «Oh mia bella Madonnina che te brilla da lontano» e così via, quindi, ma spuntano anche libri, se non ricordo male, ad esempio lo straordinario libro di Tolstoi, La morte di Ivan Illich, che proprio Alma legge in una sera a casa sua. Sì, è un libro che Alma ama, Alma è una lettrice,
E questo libro le è particolarmente caro perché è un libro che indica, suggerisce come anche all'ultimo momento di una vita consumata in un modo triste, poco speranzoso, poco generativo, anche agli ultimissimi istanti della vita, della nostra vita, quest'uomo ha una scintilla, un insight, capisce cose nuove di sé e fa un gesto che è in grado di fare la differenza prima di andare via, no? E quindi nella storia si dice resuscita prima di morire. E quindi è anche molto in consonanza con questo sentire di Alma, sicuramente travagliato. Resuscitare prima di morire, scusi se la metto su un piano un po' scherzoso, spero di non andare troppo in basso, ma per resuscitare prima di morire ci vorrebbero quei marron glacé della nonna. Che poi in basso non sono, perché sono delle delizie straordinarie. Marron glacé meravigliosi che hanno anche loro un ruolo nella storia, quando a un certo punto Alma, aiutata da un nuovo amico che incontra durante il cammino, Pedro, un giornalista argentino, si fanno detective i due e cercando di imbonirsi una persona che potrebbe avere delle informazioni preziose per loro, cercano di sedurla con dei marron glacé. E quindi li abbiamo in primo piano e infatti producono un qualche effetto. Forse c'è da chiedersi se producono più effetto i marron glacé oppure immergersi nella meditazione. Che cosa ne dice Elena Zucchi? Sicuramente la meditazione è un altro cuore dal mio punto di vista della storia, perché a un certo punto Alma partecipa a un ritiro di meditazione, senza neanche sapere dove sta andando, cosa sta abbracciando, segue un'amica e si trova lì in questo monastero per diversi giorni nel silenzio, nella meditazione. All'inizio pensa di essere capitata in un mondo di matti, vuole scappare via, qui succede qualcosa. Succede che non possiamo rivelarlo, perché fa parte di quello che gli ascoltatori, i prossimi lettori potranno scoprire in questo romanzo che si sviluppa per circa 220 pagine. Lei ce l'ha il libro a portata di mano, Elena Zucchi? Livio, ce l'ho qua sul tavolo. Ci fa ascoltare un breve passo di questo libro che tra l'altro lei vuole dedicare ai cacciatori di luce. E chi sono, intanto che prende il libro? Ci vuole raccontare chi sono questi cacciatori? Dal mio punto di vista, i cacciatori di luce siamo noi tutti. Se a volte stiamo molto bene o ci sembra di stare molto bene nelle nostre tane buie e comode, noi tutti, quindi io ho voluto dedicare il mio primo romanzo a noi tutti, non in modo generico, ma in quel processo specifico che va dal buio alla luce, o fuori di metafora, in modo meno enfatico, verso il bello e verso il nuovo e il vero. E adesso, tra bello, buono e vero, ascoltiamo un breve passo da questo romanzo pubblicato da Arcadia, romanzo intitolato Le scintille di Alma. Benissimo, io vi propongo allora, sono a pagina 29, le prime righe del capitolo 5. Alma cammina per le stanze del castello. Il vento fa sbattere le grandi persiane di legno. Le pare di sentire una musica soave, lontana. Attraversa salotti e sale da pranzo. Percorre lunghi corridoi scuri. Accelera il passo. Le note si allontanano. Inverte la direzione e si dirige verso l'ala più a nord. Ora sembrano più vicine. Procede come un segugio che abbia fiutato la pista giusta. Raggiunge il salotto rosa, da dove proviene la musica. È una melodia armoniosa e triste. Al pianoforte c'è una donna che suona. La riconosce subito, anche se è di spalle. «Mamma!» esclama. Ma le parole le restano incastrate dentro. Le labbra si muovono a vuoto, senza potere emettere suoni. Le posa una mano su una spalla, ma Chiara continua ad accarezzare i tasti bianchi con le sue lunghe dita affusolate, come se non l'avesse sentita.
Alma la cinge con le braccia e la costringe a interrompere e a voltarsi. Gli occhi di Chiara luccicano di lacrime come la rugiada fresca del mattino, il suo viso insanguinato. Alma urla, Chiara le tocca una mano e la guarda corrucciata, la sua voce è un sussurro. Non spaventarti tesoro, sto bene ora. Mamma, cosa ti è successo? Dimmelo! Ma Chiara non risponde e ripiomba nel silenzio. E ripiomba nel silenzio, e questa è una scena molto importante nello scorrere di questa storia. Le scintille di Alma, prima si è sentito di un abbraccio, ma la parola abbraccio ritornerà in questo romanzo, ritornerà anche verso la fine, perché il momento dell'abbraccio non è un momento normale, perché l'abbraccio in questo romanzo, come anche nella vita normale, è un incontro di due fragilità per costruire, per guardare avanti. Io vorrei, prima di chiudere questa conversazione, Elena Zucchi, andare nella pagina dei ringraziamenti. Lei scrive: grazie a Raul Montanari, il mio carissimo maestro, per i suoi insegnamenti e il suo affetto. Mi ha indicato la strada e fornito la mappa per percorrerla. Senza di lui, il sogno di raccontare questa storia non si sarebbe mai avverato. Ora, in quale mappa le ha fornito Raul Montanari? Allora, io ho frequentato per diversi anni la scuola di Raul Montanari, è il mio maestro, è un vero maestro. La mappa che lui mi ha fornito è una mappa tecnica, ma prima e di più ancora il coraggio di osare, perché per me era un sogno in formalina provare a scrivere questa storia e pubblicare un romanzo. E lui mi ha dato il coraggio di provarci, il supporto per farlo, i suggerimenti tecnici, e quindi grazie davvero a lui, alla sua scuola e anche, come scrivo nei ringraziamenti, a Valeria D'Ambrosio, che è la compagna di viaggio, la mia editor, con cui abbiamo camminato insieme negli anni del romanzo, delle sue tante revisioni. Le scintille di Alma, pubblicato da Arcadia, è scritto da Elena Zucchi, ma prima di salutarci, qual è il libro che le fa compagnia in questi giorni? In questi giorni mi fa compagnia Franzen, Crossroad. E che cosa le racconta la scrittura di Jonathan Franzen? Mi racconta di una grande capacità di caratterizzazione dei personaggi, molto intensa e molto profonda, e del orientamento, del desiderio di scavare nelle dinamiche familiari, così come anche in altri libri tipo Libertà, Le Correzioni, Purity, è qualcosa che ritorna. Qui siamo negli anni 70, siamo a Chicago, di nuovo nel Midwest, come nelle Correzioni, e al centro della storia abbiamo la famiglia di un pastore di una chiesa locale, Russ, con tre figli. E la storia si sviluppa proprio raccontandoci le vicende, l'evoluzione di questa famiglia, dei loro caratteri, delle loro dinamiche, con una profondità e un'intensità che io trovo molto coinvolgenti e anche molto ispiranti. E adesso noi salutiamo Elena Zucchi, ritornando, chiudendo questo collegamento a quanto letto nelle svolte di copertina a proposito del libro, il colloquio, l'intervista, e mi chiedo come sarà mai andato questo colloquio e questa conversazione, ma la lasciamo andare questa domanda, e grazie davvero Elena Zucchi, buona giornata. Grazie davvero a lei Livio e buona giornata per tutti, arrivederci.